Si tratta di un momento secondo me fondamentale, direi epocale per la governance del turismo e lo sviluppo del turismo in Abruzzo. Si è sempre detto in tutte le analisi che al di là delle risorse, al di là dei temi di sviluppo, la criticità più grande per la nostra regione era proprio quella della mancanza dell'ottica di sistema tra i vari principali enti impegnati nel turismo, quindi la regione in primis, le quattro province e i tre parchi storici della regione Abruzzo. Quello che noi abbiamo fatto con un lavoro che nella sostanza si era già concretizzato, ma che arriva anche nella forma nella giornata odierna, è quella di consacrare le volontà di cooperare in un'unica strategia di sviluppo turistico per la regione Abruzzo di tutti questi enti. Ed è chiaro che poi è un discorso che sarà aperto via via anche agli altri interlocutori della filiera istituzionale turistica, però era importante prima di tutto in un'ottica di sinergia e di collaborazione con le quattro province, con i tre parchi, e io credo che questo momento sia un momento molto importante. Abbiamo sempre detto: una delle più grandi difficoltà che abbiamo avuto è quella di promuovere linee di sviluppo unitarie, che non significa linee di sviluppo che non tengano conto delle identità, delle caratteristiche dei territori, ma che tengano però in adeguata considerazione qual è il macro obiettivo al quale si vuole arrivare. Adesso con questa intesa noi andiamo ad aggiungere un tassello importantissimo e fondamentale. Non c'è mai stata questa formalizzazione sulle politiche del turismo. Lo facciamo in un momento in cui prendono l'avvio le azioni del piano di sviluppo turistico, del piano marketing, del piano triennale, in cui prendono l'avvio i progetti interregionali, in cui alcune iniziative hanno già visto la luce insieme alle province e ai parchi. Io credo che sia veramente un bel momento per il turismo regionale abruzzese, sia soprattutto uno strumento, questo accordo che ci consentirà veramente di non disperdere risorse, di non disperdere le energie per lo sviluppo del turismo. Noi mettiamo all'attenzione quella che è una nostra vocazione, quella che è un nostro prodotto turistico importante, quello del noi siamo la regione dei parchi, la regione verde d'Europa. Dobbiamo, e stiamo già lavorando con i parchi, creare la giusta sinergia affinché ci sia una logica di sviluppo del turismo sostenibile all'interno delle aree protette, all'interno delle aree parco. Questo perché sappiamo bene che c'è una grossa attenzione da parte dei turisti su questo genere di esperienza turistica, e noi dovremmo lavorarci evitando che si possano ripetere episodi che sono talvolta accaduti nel passato, cioè che i parchi con le istituzioni locali in qualche maniera si guardassero a distanza, no? La logica è quella, al di là del fatto che i parchi hanno una legislazione nazionale, la logica è quella di lavorare tutti insieme per il territorio. I parchi sono importanti, lo sono altrettanto i parchi di nuova istituzione, penso al parco dell'area marina del Cerrano, lavoreremo anche con loro, lavoreremo con tutti i soggetti, chiaramente lavoreremo con questa sinergia, però ripeto, il problema è che l'Abruzzo deve darsi una governance unitaria sulle scelte strategiche, altrimenti rischiamo di disperdere in mille rivoli risorse ed energie. Okay. Grazie a tutti.